ricordare chi non c'è più attraverso la sua più grande passione. Questo è l'intento di Enzo De Vito, che per il quinto anno consecutivo ha organizzato, con la collaborazione di tanti amici, un rally automobilistico per ricordare suo figlio Giuseppe, giovanissimo appassionato di motori, prematuramente scomparso. Siamo degli appassionati di auto innanzitutto, e poi nasce perché, insomma, è, come avete già detto, è un memorial che io faccio a mio figlio, perché anche lui era un appassionato di auto, tanto vero che gli mancava pochissimo per insomma, avere un diploma di perito meccanico, e niente, anche lui era un appassionato di auto da corsa e tutta questa cosa qua. Purtroppo il destino ha voluto che, insomma, gli capitasse questa cosa bruttissima, e non lo auguro a nessuno. E niente, in sua memoria facciamo questa cosa, insomma, per tenerlo, insomma, se si può dire, non so, forse magari sbaglio pure, per tenerlo vivo tra di noi e tutto il resto. Tanto vero che io lo porto sempre con me, oltre nel cuore, anche qua. Quindi facciamo questa cosa dedicata ed esclusivamente a lui e a tutti quelli che hanno avuto questa brutta avventura come lui, sperando che nell'aldilà, se è vero, insomma, almeno ci vedono. Un modo per ricordare che vede la partecipazione di tante persone, di tanti amici e di altre scuderie che partecipano con le loro auto. Sì, infatti io ringrazio tutti quelli che ci danno una mano a realizzare questa cosa, e soprattutto ringrazio tutti i piloti e le scuderie che si presentano qua per questo evento, perché in effetti poi sotto sotto siamo tutti quanti amici e facciamo questa cosa, insomma, bellissima per la sua memoria, diciamo. Questa è una bellissima gara, è un onore partecipare a questa gara. Come nasce questa passione per le macchine? Nasce da mio padre, che correva già circa 20 anni fa. Io ho un'officina meccanica, quindi le costruisco e le sviluppo le macchine, quindi ci lavoro. Beh, ci sono stato anche l'anno scorso, molto molto bello. Per chi non è esperto della cosa, cosa vi attira? La velocità? No, la velocità non è esagerata. Però è molto, è l'abilità che conta, e poi è la passione che attira tutti. Bisogna essere bravi. A quanti anni si inizia? Beh, non è che c'è un'età per iniziare, comunque uno già da piccolo già si vede se c'è la voglia, tante cose, non è che c'è una cosa precisa. Qual è il tipo di tracciato che vi aspetta? Allora, il tracciato è abbastanza, per quando ne abbiamo girati noi, questa volta pare che sia un tracciato tranquillo, non molto complicato. Come bisogna approcciarsi a questo sport per evitare i rischi? Allora, la prudenza qui, dire prudenza forse è una parola un po' complicata, perché non, diciamo, è uno sport che ti tende sempre a strafare, a fare quello che sempre più del dovuto, però anche in questo sport, che è uno sport pericoloso, è giusto che ci si deve usare la testa e cercare di tenere sempre, di essere con la mente lucida e tenere sempre tutta la situazione sotto controllo. Parliamo dei piloti, parliamo anche delle macchine, come vanno curate? Ci vuole la passione. Quanto tempo si dedica alla sua macchina? Dipende dagli accorgimenti che ci sono da fare. Comunque, un po' di tempo ci vuole. La mia è quella, la nera. Un colpo speciale, 1003, tutto particolare. Keep back the wolves. The Fortress. Keep back the wolves of Fortress Europe.
capire che cosa resta della macchina originaria di come era all'inizio, dopo che è stata modificata per partecipare a queste gare. Quali aspetti meccanici restano della macchina? Ma come aspetti meccanici, il motore della 127, il cambio uguale 127 va modificato, sia il motore che il cambio, ma la meccanica è uguale, deve essere sempre uguale a quelle di serie per queste macchine qua, per essere un gruppo speciale. Lei parteciperà a questa gara con un'auto sportiva, quindi diciamo in grado di competere con Luigi Vinaccia? No, diciamo con Luigi Vinaccia no, perché la nostra macchina è 1000 cm cubici cilindrata, comunque poi è l'esordio proprio, la prima gara con questa macchina. No, per il grande Luigi Vinaccia non possiamo impensierirlo in nessun modo. Questa è un'occasione per ricordare un giovane ragazzo che non c'è più, però anche una possibilità di incontrarsi con persone che condividono con lei la stessa passione. Sì, questa è la cosa principale, trovarsi qua con amici, sì, quella è la cosa più favolosa di tutto, a prescindere di tutto, e poi divertirsi per quel che si fa. Bella mi hanno invitato e quindi sono venuto. È una gara, diciamo, un mini slalom che dovrebbe essere molto semplice come tipo di gara, meno impegnativa perché non ci stanno tanti favoriti, ecco. Quali devono essere gli accorgimenti per non sbagliare? Gli accorgimenti, cercare di preparare bene la gara, la macchina, di essere attento, perché il percorso è sempre insidioso, è una strada abbastanza stretta in confronto alle altre, quindi è un percorso abbastanza impegnativo come percorso. Come gara no, perché non ci stanno tanti, diciamo, non ci stanno tante macchine come sport come queste, molto potenti, diciamo così. Lei ha partecipato a diverse gare, ci può raccontare qual è stata la più emozionante, qual è stata la più difficile? Guardi, ho vinto 4 titoli italiani, sono 30 anni che corro, che faccio questo tipo difficile, tantissime ne so, non lo so quante gare ho fatto, ma tantissime. Questa qua è una bella gara, molto tecnica, però diciamo tra le gare belle ce ne sono state tante, quindi non le so dire quale sarebbe la migliore. Difficile trovarne una tra le tante a cui ha partecipato. A livello proprio tecnico, ci sono delle differenze proprio nella struttura di queste auto? Eh sì, queste sono macchine sport, praticamente sono libere come motoristiche, come peso, come tante cose, come
diciamo, a differenza delle macchine turismo che sono, hanno un limite come cilindrata e come peso, quindi queste sono macchine più favorite per, soprattutto perché sono, nascono per correre queste qua, invece le altre sono adattate alla corsa, quindi è diverso. Quindi diciamo, oltre ad una buona macchina ci vuole un buon pilota alla guida, bisogna anche essere però consapevoli di quale macchina si guida. Ah certo, questa è una macchina che pesa 500 kg a 320 cavalli, quindi molto potente, molto, diciamo, tra virgolette pericolosa, perché buon bilancio, cioè, bisogna avere una certa esperienza, non è che uno si mette sopra la guida, è molto difficile perché è molto reattiva e quindi i pericoli sono subito dietro la curva. Quindi, parlando proprio di questo aspetto del pericolo, che poi magari per chi non è addetto al lavoro è la prima cosa che salta all'occhio, il fatto di correre l'alta velocità, come si argina questo tipo di aspetto che può diventare pericoloso? Vabbè, è pericoloso per chi non segue le regole, però non è pericoloso per quelli che usano le misure di sicurezza, perché comunque ogni gara ci sono tutte le misure di sicurezza nella macchina e fuori dalla macchina. La macchina ci stanno le misure, cinture, casco e tutto il resto appresso ci sono nella macchina, e fuori dalla macchina c'è l'organizzazione che comunque usa misure di sicurezza giuste per evitare i pericoli. C'è un pilota preferito tra i 50 che hanno gareggiato oggi? Sì, però non sappiamo come si chiama, però un bellissimo sorriso. E la macchina invece? La macchina è pure bella, però il signore è ancora più bello. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. La gara è articolata su 4 manche, una di prova e 3 valide per la classifica, si prende la migliore delle 3. Per chi proprio non fosse addentro a questo tipo di competizioni, in effetti si tratta di una gara con un percorso in salita che i concorrenti affrontano a cronometro, cioè ognuno gareggia individualmente e viene, diciamo, logicamente vince chi impiega meno tempo. Questo è per quanto riguarda la classifica. La gara è giunta alla 5ª edizione, nasce dalla volontà dei promotori locali, in particolare di Enzo De Vito, che è l'anima di questa manifestazione, insieme al fratello, assieme al suo staff. Nasce da una motivazione particolare che la dedica al figlio, che è scomparso giovanissimo alcuni anni fa in un incidente stradale, e quindi nasce da una motivazione che, prima che di passione o di altro, nasce proprio dal cuore, diciamo, per cui questa manifestazione si sta ripetendo negli anni, ormai è diventata una consuetudine sul territorio, anche perché ormai è una delle pochissime gare automobilistiche che si disputano in provincia di Avellino, e quindi manteniamo alta la bandiera con questo slalom di Mirabelle Clano. Per chi non è, diciamo, un tecnico di questo sport, per capire un po' come funziona, partiamo un po' da quali sono le qualità che deve avere un buon pilota per affrontare bene questo tipo di gara. Ma ritengo soprattutto una buona conoscenza del percorso, e bisogna essere precisi, non commettere errori, anche perché lungo il percorso, per questa tipologia di gare, per rallentare la media e ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie, ci sono delle postazioni di birilli che rallentano appunto la velocità media delle vetture, e questi birilli non vanno abbattuti, altrimenti si incorre in delle penalità. Quindi diciamo che c'è sia un fattore di velocità che anche di abilità nel cercare, perché un solo birillo abbattuto ti compromette tutto l'esito della gara, diciamo. Percorso questo, secondo lei, tra quelli più complessi o meno difficili da affrontare? No, il percorso tecnicamente è molto bello, diciamo che soprattutto il primo tratto sulla strada statale è veramente, diciamo che il fattore che lo contraddistingue è quello della sicurezza, perché è un percorso estremamente sicuro, con guardrail per tutta la lunghezza, quindi diciamo che non è difficile far gareggiare queste vetture in sicurezza. La gara ha avuto già una buona crescita, siamo alla 5ª edizione, siamo l'unica gara in Campania valida per il Trofeo d'Italia Centro-Sud,
con questa manifestazione, che è un campionato che è giusto un gradino sotto il campionato italiano della specialità, che si chiama slalom, di questo tipo di gare. Tra le altre cose, il favorito della gara, l'ultima vettura che partirà, è Luigi Vinaccia, che di questo tipo di gare è stato 4 volte campione italiano e quindi ha onorato con la sua presenza questa manifestazione.